No, aspetta un attimo, questa è forse meglio che la riprendo io. Sergio, dammi la macchina. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti. Cosa vuoi? In casa. Sei ancora qui? Andare. Ma lasciami dormire, no? Questa è la mia casa. Questa è la mia casa. Questa è la tua casa? Allora sì, qui non si può più dormire. È meglio che me ne vada, va. Oh, piccolo. In questa strada ora lascio il mio cuore. Come siamo cambiati. 15 anni fa, quando credevamo di essere ricchi, arrivavano al nord più di 250.000 migranti. Il mito della città, della fabbrica. Oggi molti tornano a casa. È aumentato tutto. Anche la voglia di sapere, per fortuna. Allora si spendevano 800 miliardi l'anno in consumi culturali. Oggi siamo sui 4.000 miliardi. Ritornerò ancora qui. Sentirò un amico treno che fischia così, wow, wow. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi. Ma tu cosa fai qua? Beh, io sono rimasto qui. Non ce l'hai fatta andare via da qui, eh? Ma allora io chi sono? Tu sei il corpo e te ne sei andato via, ma l'anima è rimasta qui. Allora tu sei l'anima. Sì. E rimani sempre qui. Sempre. Dove sarà? Non so perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba.